Non ci posso credere. Ma tu hai schifo. No, ragazzi, non si può andare avanti. Scusate se mi disturbo. Sono vostro nuovo insegnante di religione. Qualcuno mi sa dire cosa ho fatto? Ha rotto una scatola, professore. Bene, bravi. Allora, avete mai letto il manifesto? No. Vabbè, allora iniziamo oggi. Chi vuole iniziare? Vabbè, non vi preoccupate, non sono qui per fare politica. Vabbè, dai, allora inizia tu. Leggi il titolo di prima pagina. Centinaia di licenziamenti allo stabilimento di Terni di Merese. Bene, adesso leggi tu il titolo di quest'altro giornale, forza. Il piano di Termini Merese per modernizzarsi. Il piano di Termini Merese per modernizzarsi, centinaia di licenziamenti allo stabilimento di Termini Merese. C'è una certa differenza, eh? Beh, soprattutto per gli operai, prof. Soprattutto per gli operai, bene, ma noi come facciamo a sapere dove sta la verità? Ma la verità non la scrive nei libri, professore. La verità viene dal nostro modo di pensare. Come ti chiami? Silvia. Silvia. Brava, bella riflessione. La verità viene dal nostro modo di pensare. Ed è proprio questo il lavoro che io voglio fare con voi. Abituarsi a pensare ognuno con la propria testa. Dire di sì se pensate che sia giusto dire di sì. E dire di no se pensate che sia giusto dire di no. Insomma, non avere paura di rompere le scatole. Ci state? Sì. Ci state? Sì. Va bene, allora incominciamo subito. Avete mai sentito parlare della mafia? Avete guardato la televisione, letto i giornali? Sapete chi sono Emanuele Basile, Pio La Torre, Gaetano Costa? Sono persone che hanno tentato di fermare la mafia. Professore, li hanno ammazzati. Sì, li hanno ammazzati, ma vedete, con questi omicidi, con queste vittime innocenti, la mafia ha voluto colpire tutti gli uomini di buona volontà, per intimidirli, per metterli a tacere. Ma è proprio questo il momento di reagire, è proprio questo il momento di alzare la testa. Volevo rivolgermi ai cosiddetti uomini d'onore, perché chi usa la violenza non è un uomo, è una bestia. Io vi conosco, uomini d'onore. Molti di voi sono stati battezzati in questa chiesa. Ebbene, io vi dico, voi che siete abituati ad agire nell'ombra, se siete ancora uomini, fatevi vedere alla luce del sole. Le porte di questa chiesa sono aperte per voi. Venite, io vi accolgo. Se siete ancora uomini, fatevi avanti, incontriamoci in piazza, parliamoci. Non è mai troppo tardi per chiedere perdono. Vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stavo aspettando. Sono passati 4 anni, ma quel momento è come un tarlo nella mia testa. Mi chiamo Salvatore Grigoli, ho ucciso padre Puglisi, un parrino di Brancaccio. In Cosa Nostra non puoi giudicare, opporti, esegui semplicemente quello che ti viene ordinato. Uccidere è una cosa normale, ed io avevo ucciso 45 volte. E sì, anche quel giorno ero tranquillo. Ho estratto la pistola e gliel'ho puntata contro. E lui mi ha sorriso.
Ed è come se improvvisamente non volessi più uccidere quell'uomo. Ma la mano non fece in tempo a ricevere questo nuovo comando. Non sparare, non uccidere. Premetti il grilletto. Ed il corpo di Don Puglisi ebbe un fremito. E le sue labbra si schiusero in un sorriso. Grazie, sembrava dirmi. Come se gli avessi fatto un dono. Il suo corpo era invulnerabile. Nel potentissimo calibro 9, che avevano sconquassato le carni di 45 corpi davanti ai miei occhi. Sembravano confetti della festa di San Basilio. I miei corpi non lo uccidevano. Producevano fiori. Fiori d'un rosso acceso. Fiori rosso sangue. Sono passati 4 anni. Ma quei minuti mi tornano in mente ogni giorno. Centinaia e centinaia di volte. Come se fossero gli unici minuti che ho vissuto. Ogni giorno è un dolore atroce. Ogni giorno mi taglierei la mano. Poi i fiori. Dio lo ha salvato. Ha trasformato i miei proiettili in confetti. Ed è finalmente la pace.